Vortici.it, in collaborazione con Radio Speranza, presenta la novella del Decamerone di Boccaccio, Andreuccio da Perugia. Gli attori sono Rosario, Andreuccio, Chiara, la vecchia, Giulia Chieretta, la siciliana, Giulia Zelli, il narratore, Flavia, il prete, Alissa e Riccardo, il ladro, Sofia, il maggiordomo. Alla regia Natascia Chioditti, con la supervisione di Anna Paola Di Ienno. Ci troviamo nel 1350 e 10 ragazzi, scappati dalla peste, raccontano delle novelle. Nella seconda giornata, Fiammetta racconta di un curioso caso capitato a un giovane di Perugia. State dunque per ascoltare Andreuccio da Perugia, primo atto. Andreuccio, un giovane perugino, era un mercante di cavalli, come suo padre che si chiamava Pietro. Un giorno volle andare a Napoli per acquistare cavalli di razza a buon prezzo e partì con una bella somma di denaro, 500 fiorini d'oro. Era il suo primo viaggio. Quando giunse a Napoli, dormì in una locanda e il mattino seguente filò dritto nella piazza dove si svolgeva il mercato dei cavalli. Ce n'erano di tutte le razze, guarda questo, guarda quello, chiedi qui, chiedi là. Passavano le ore, ma Andreuccio non si decideva a comprare. Però, durante le trattative, mostrava la borsa piena di monete per far vedere che i soldi ce li aveva. Caso volle che passasse di lì una siciliana deliziosa, insieme a una donna anziana che teneva a suo servizio. Per l'appunto, questa era stata anni addietro la governante della famiglia di Andreuccio e come lo vide lo abbracciò. Venite a trovarmi oggi pomeriggio alla Locanda del Sole e parleremo un po'. Lui disse ben contento di averla ritrovata e si salutarono. Chi è quel giovane? Come mai la conoscete? Chiese la bella siciliana. La vecchia quindi raccontò nome, cognome e fatti di tutta la famiglia di Andreuccio. Giunta a casa, la siciliana tenne occupata l'intero pomeriggio la vecchia, con mille faccende, e mandò una serva alla locanda di Andreuccio. È una gran dama di questa città e vuole incontrarvi. Essa disse: vi prego di seguirmi. Chi sarà questa dama? E perché vorrà vedermi? Si chiese Andreuccio sorpreso e incuriosito. Senza pensarci due volte, lasciò la locanda e la seguì.